sentiamo Massimiliano Murgo che ci racconta invece della questione della Marcegaglia e poi proviamo a tirare due conclusioni su quanto è venuto fuori da queste due relazioni. Sì. Non andare subito, se non mi offende. No, no, infatti... No, allora io... oltre a raccontare brevemente la storia che abbiamo avuto noi alla Marcegaglia, in realtà da questa iniziativa in poi, soprattutto a livello milanese, voglio anche illustrare, diciamo così, brevemente una proposta che noi come lavoratori cassintegrati della Marcegaglia vogliamo rivolgere alla provincia di Milano, ai lavoratori cassintegrati, mobilità, disoccupati che ci sono nella provincia di Milano, a partire da una considerazione che è su questa parte del discorso che faceva Diego, sollecitato le domande di alcuni compagni. La considerazione è che sulla base di quello che scelgono i padroni e sulla base di quello che oggi rappresenta la politica nel nostro paese, no? Perché c'è una politica di classe nel nostro paese che non è della classe dei lavoratori e delle lavoratrici, ma oggi la politica che gestisce in termini politici generali a livello amministrativo e non solo l'Italia, la Lombardia, il comune di Milano e tutti gli altri comuni che fanno parte della sua provincia, non hanno nessun interesse di difendere nemmeno minimamente quelli che sono gli interessi dei lavoratori. Per cui oggi come oggi non c'è nessuna organizzazione politica, nessuna rappresentanza politica che è in grado di modificare la situazione di fatto che c'è a partire dalla sua, come dire, partecipazione negli scranni istituzionali. Al massimo quello che può fare è riportare e utilizzare gli scranni istituzionali come luogo, diciamo così, di denuncia e di conoscenza di quello che succede, però di fatto oggi comandano le multinazionali, comandano i padroni, gli imprenditori, gli industriali, le banche. E come dire, quando si parla di multinazionali non parliamo più, come dire, di imprese industriali, punto, per esempio, come può essere la General Electric. Non è che la General Electric fa solo l'energia. General Electric molto probabilmente, anzi basta andare a guardare un attimino come è fatta la sua struttura societaria, c'ha grossissimi interessi a livello finanziario, no? Come dire, manovra i movimenti finanziari a livello nazionale e internazionale a proprio favore, i profitti, i padroni grossi, ma non li fanno più mica soltanto con la produzione. Per cui oggi, essendoci la dittatura del capitale sugli interessi dei lavoratori, politicamente nella situazione attuale non possiamo aspettarci nulla di buono. Il problema qual è? Il motivo per cui oggi proponiamo queste iniziative, una serie di iniziative da fare nella città e nella provincia di Milano, ci proviamo a farle, poi vediamo che cazzo riusciamo a fare, anche perché anche la politica che dovrebbe essere quella un pochettino più disponibile, poi a volte no, è assente. Il problema è cercare di capire come lavoratori e lavoratrici, in una dimensione in cui per quanto possiamo mettere in campo in maniera tradizionale delle lotte più o meno radicali, per quanto ci possono essere anche delle esperienze assolutamente diciamo particolari e anche vittoriose, cioè, io penso spesso a quelle esperienze che stanno mettendo in campo i lavoratori e le lavoratrici della logistica, se noi non costruiamo una nostra proposta, no? In termini di conflitto che incomincia a mettere in discussione quello che avviene nei territori fattivamente e concretamente, noi ci troveremo dopo giorni, mesi e anni di vertenze, presidi con
varie arrostite di carne e magari anche con qualche manganellata della polizia quando siamo un pochettino più radicali, che durano settimane e mesi a leccarci le ferite e stare lì a ragionare sulla qualità o meno degli ammortizzatori sociali che riusciamo ad estorcere, con la prospettiva che diventiamo alla fine tutti quanti disoccupati e ci affacciamo a un mercato del lavoro che fondamentalmente, come dire, ci offre la metà della metà di quello che noi ci siamo conquistati magari attraverso un certo tipo di conflittualità dentro i luoghi di lavoro dove eravamo presenti e un certo tipo di vertenzialità. Perché il problema di fondo è che non è vero, come dice qualcuno, che in Italia il lavoro non c'è più. Ma in Italia il lavoro c'è, ma è un lavoro di merda. E fondamentalmente quello che fanno le multinazionali, e Marcegaglia è una multinazionale. Poi il problema della Marcegaglia qua in Italia si è sviluppato a Milano, si svilupperà in altri stabilimenti nei prossimi anni, a seguito di tutta una serie di scelte che sta facendo a livello nazionale e internazionale, perché c'ha idea di acquisire Ilva, di mettere le mani nella produzione dell'acciaio più profondamente. Quello che, le scelte che fanno sono scelte che vanno, come dire, in continuità con quelle che sono le scelte politiche generali che servono a tutelare l'interesse dei padroni, che oggi in Italia, e non solo in Italia, ma in Europa in generale e in tutto il mondo, sono rivolte ad abbassare il salario dei lavoratori e delle lavoratrici a favore, a favore dei profit dei padroni. È una cosa che tendenzialmente succede da 30 anni. In questo senso, 30 anni di sonno della classe operaia fomentata, no? Dai, come dire, dalle scelte, diciamo così, perlomeno erronee che sono state fatte dalle organizzazioni sindacali e anche da quei partiti politici che storicamente hanno rappresentato gli interessi della nostra classe, ci troviamo in una situazione in cui questi qua sono all'attacco completo e totale. E quello che succede in Italia, no? Non è che succede soltanto in Italia. Succede in Grecia in maniera molto più forte, ma succede in Spagna, ma succede in Francia in maniera diversa, succede in Germania, succede ovunque. Il Jobs Act, no? Che noi ci sputiamo da sopra da un annetto, in Germania, dove tutti guardiamo, ah, perché vogliamo il salario tedesco, però lì c'hanno il mini job che è 100 volte peggio, nel senso ci avranno pure dei salari che sono dati dal fatto che è un paese imperialista che ha mani un pochettino più dappertutto. E quindi, e che oggi ha un ruolo, diciamo così, dirigente nella questione europea, per cui distribuiscono un pochettino più di briciolo rispetto a quelli che distribuiscono qua, ma in termini, diciamo così, di diritti, i diritti che noi ancora abbiamo in Germania non ce l'hanno, per cui è una dimensione generale. Se noi come lavoratori e lavoratrici non troviamo delle risposte nel conflitto che mettiamo in campo, nuove, innovative, o magari non innovative, ma che, come dire, ci fanno riprendere in mano determinati strumenti che abbiamo completamente abbandonato, noi non ce la facciamo. A Sesto San Giovanni c'è un problema. È andata via Lanzaldo Camozzi 3-4 anni fa, la Brera Energia non produce più. Lanzaldo, la Sirobi, con Lanzaldo Sistemi Industriali, c'ha soltanto una cinquantina di impiegati, sempre lì nell'area Breda, e fra un po' andranno via pure loro. Alstom Power, che sorge dove c'era la Magneti Marelli storica, la Ercole Marelli storica, e sta andando via. Quando andrà via l'Alstom Power, probabilmente la Transport farà la stessa fine. Per cui abbiamo una dimensione in cui, ragionando esclusivamente su Sesto San Giovanni in questo momento, fra un po' a Sesto San Giovanni, a Stalingrado d'Italia, dove gli operai alla Brera Rossi sciopero hanno fatto scappare i fascisti, come dice la canzone di Stormy Six, fra un po' non ci sarà più un beato cazzo di niente. Ma non è perché le fabbriche non ci sono più, ma perché apriranno piccole strutture, stabilimenti che faranno le produzioni in base a quelle che sono le certe strategiche che fanno i padroni del nostro paese, chissà in quale cazzo di paesino del nord o del sud, con i contratti nuovi, con un inquadramento lavorativo di merda, dove fondamentalmente fabbriche piccole, dove non sindacalizzate, eccetera, eccetera, quindi con tutte le conseguenze del caso. Questa è la dimensione in cui ci troviamo, per cui noi abbiamo incominciato a fare queste iniziative perché pensiamo che perlomeno nel distretto industriale di Sesto e in tutti i distretti industriali dove è possibile fare un ragionamento di questo tipo, come lavoratori e lavoratrici che siamo colpiti
non dal fatto che c'è la crisi, ma dal fatto che dentro questa crisi i padroni stanno approfittando per togliere ancora dai salari e portare ai profitti, dobbiamo organizzarci per fare delle proposte concrete che la politica oggi né può fare, né ha voglia di fare e né farà. Per cui, concludo questa, parto dalla fine del mio ragionamento perché loro stanno ancora qua e chiaramente mi interessa, no? Per cui, se a sesto le aziende, le multinazionali, gli imprenditori, i padroni, gli industriali chiudono gli stabilimenti e se ne vanno, una volta che noi siamo disoccupati, abbiamo la cassa integrazione, abbiamo la mobilità, che cazzo facciamo? Perché poi, signori, le fabbriche restano lì, non è che le fabbriche vanno via insieme col padrone, eh? Certo che se noi li facciamo portare via al padrone la fabbrica con tutti i macchinari dentro e con tutto il know-how, la frittata è fatta, perché proprio questo è il problema di tutte le vertenze che abbiamo fatto negli ultimi 10-15 anni nella cintura industriale milanese. Che per quando abbiamo resistito, per quando abbiamo lottato, per quando abbiamo scioperato, ristrutturazione dietro ristrutturazione, buonuscita dietro buonuscita, mobilità dietro mobilità, ammortizzatori sociali dietro ammortizzatori sociali, li abbiamo fatto smontare le fabbriche e gliele abbiamo fatte portare via. Allora, la proposta che facciamo noi adesso a tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che si trovano nella nostra stessa condizione, cioè che sono in cassa integrazione, che sono in mobilità, che sono disoccupati o che rischiano di diventarlo, di costruire, allora, una volta dalle parti mie, giù nel napoletano, si facevano le liste di lotta, no? Si faceva, che erano fondamentalmente erano dei comitati di lotta dove ci si metteva insieme e per il lavoro si lottava. Allora, ci sono due strade che si possono prendere nella lotta per il lavoro sul nostro territorio. Una è quella di rivendicare il diritto a livello istituzionale, come spesso facevano per esempio i disoccupati napoletani. Alcuni compagni che io personalmente conosco, attraverso la lotta, la battaglia a livello territoriale, denunciando questo o quell'altro padrone, questo o quell'altra speculazione, questo o quell'altro smaniamento dell'amministratore, del mafioso di turno, con delle lotte pesanti addirittura glielo inventavano il lavoro, nel senso che il comune di Napoli per esempio ha creato delle società apposta per pulire le strade e la gente ci andava a lavorare e si andava a lavorare in base alla lista, no? Tu in base a quando ti iscrivevi a come, e lavora no? Chi partecipa alla lotta, quindi non è più una cosa, chi partecipa, chi si dà da fare ottiene l'obiettivo, chi sta a casa sua a farsi i cazzi suoi non ottiene niente. Questo è un terreno, ma l'altro terreno, signori, cari compagni e care compagne, che sta parola qua ormai è diventata una roba che non si capisce più che cazzo di significato ha, un altro terreno è quello di mettersi insieme per impedire che le fabbriche, il know-how e gli strumenti della produzione vengano portati via dai padroni ed eventualmente riappropriarsene. Quante strutture industriali ci sono nel nostro territorio, no? Abbandonate, che magari sono ancora utilizzabili, ce ne sono. Io per esempio, no? Questo chiaramente è a titolo di esempio, però dove lavoriamo, dove fino a 6 mesi fa abbiamo lavorato noi, c'è ancora praticamente tutto, a parte le linee di produzione che hanno deciso di spostare, cioè dove ci volevano mandare a noi a Pozzolo Formigaro. Perché fondamentalmente quello che sta avvenendo su quel terreno non è altro che una speculazione edilizia. Che cosa ha fatto Marcegaglia? 15 anni fa, con la legge Prodi, ha acquistato quel terreno a 50.000 lire al metro quadrato, era un terreno di proprietà dello Stato italiano perché era la Breda siderurgica, e 50.000 lire al metro quadro per 80.000 metri quadrati significa 4 miliardi di lire, in euro quando fa 2 milioni.
con l'operazione che è stata fatta in quell'area di deindustrializzazione, di cancellazione di quella che è stata la sua storia politica e sindacale, di trasformazione radicale anche dell'aspetto del territorio, di sviluppo di uno dei più grandi progetti edilizi a livello lombardo e forse a livello europeo, che è quello della grande Milano Bicocca, di cambiamento, perché la Moratti appena è diventata sindaco ha messo mano al piano generale del territorio e ha trasformato l'area dove sorge oggi la Marcegaglia da area industriale, perché la Marcegaglia per l'85% sorge su Milano, ad area a sviluppo urbano misto, il che significa che quell'area lì non è un'area semplicemente edificabile, ma un'area dove sopra ci puoi fare qualunque cosa, quindi ha moltiplicato il valore di quell'area 100 volte tanto quanto gli è costato a Marcegaglia, per cui Marcegaglia ha comprato un'area a 2 milioni di euro, oggi vale 400 milioni di euro circa, per cui magari non la vende perché non è cazzo, però Marcegaglia oggi, no, ha intenzione di fare l'operazione di acquisizione di una parte di Ilva che verrà spezzettata sempre per effetto delle scelte non scellerate che fa il nostro governo, perché non è che le scelte sono scelte a capa di cazzo, sono scelte ragionate, sono i padroni che decidono che devono andare le cose così, poi si sa che i padroni italiani, la borghesia italiana è sempre stata la più crapa di tutte in Europa, no? Crapulona, crapulona, mi ricordo che cazzo la chiamava, crapulona, crapulona, sì, borghesia crapulona la chiamava. Chi la chiamava? Gramsci, Antonio Gramsci, la chiamava così, però sono delle scelte precise, sono delle scelte precise che tendono a valorizzare gli interessi e i capitali di questo o quell'altro padrone che oggi è egemonico dentro al nostro paese. Per cui lì Marcegaglia magari non la venderà quell'area, però Marcegaglia, no? Che cosa farà? Quando farà l'operazione di Ilva avrà bisogno di qualche cosa di soldi che gli presterà questo o quell'altra banca, dove tra l'altro la stessa Marcegaglia magari è seduta saldamente in uno dei consigli di in un posto buono dentro al consiglio di amministrazione, quell'area lì sarà una parte ipotecabile per un'eventuale fine di usione di quelle, so, quelle magari altre, per cui si favorisce la speculazione di Marcegaglia da un punto di vista edilizio, da un punto di vista finanziario e per lo spezzettamento dell'IVA, che è un'altra industria di Stato che hanno fatto a mille pezzi. Per cui come si fa? Noi dobbiamo capire come lavoratori come cazzo facciamo a impedire, perché non ha, la politica non lo fa, la politica favorisce che succedano queste cose. Come si fa a impedire che queste cose succedano? Noi ci dobbiamo mettere con il corpo di traverso, per cui io penso che oggi quello che dovremmo fare è cercare di organizzarci insieme, per esempio a Sesto San Giovanni, no? E vedere anche al di là dell'aspetto specifico della vertenza di Alstom come muoverci, perché se noi riusciamo a muoverci al di là e a coinvolgere in generale tutti quei lavoratori che si trovano nella stessa condizione, potremmo fare un ragionamento un pochettino più ampio, no? Cioè nel senso, io sono interessato a venire a mettermi dentro l'Alstom e mettermi di traverso rispetto a quelle che sono le scelte di General Electric, perché altri 270 posti di lavoro che se ne vanno, 380, quanti cazzo saranno loro, fosse soltanto che è una ulteriore possibilità in meno per me di poter pensare di andare a lavorare da qualche altra parte domani, perché io se lascio le cose come stanno da dicembre sono in mezzo alla strada, ok? Per cui io sono interessato a questa cosa, ragionare insieme su come fare un'iniziativa di conflitto radicale che si metta realmente di traverso rispetto a quelli che sono i progetti del grande capitale italiano in un'area come quella di San Giovanni, che hanno deciso che non deve fare più un cazzo e hanno deciso che tutti quei lavoratori, perché noi a Sesto, è vero, tutti quelli che lavoravamo a Sesto San Giovanni, i metalmeccanici che lavoravano a Sesto San Giovanni avevano una contrattazione integrativa leggermente migliore di quella che c'era in altre aziende, avevano delle condizioni, diciamo così, di diritto migliori di quelle che c'erano in altre aziende, perché chiaramente in un'area dove c'è una tradizione sindacale di un certo tipo, no? Sei capace di ottenere di più di quello che si ottiene ma dove non c'è, dove c'è una tra... Per cui hanno deciso di distruggerla completamente, quel minimo di memoria storica che ancora esisteva nella rete di delegate e di attiviste e di lavoratori combattivi che c'erano la stessa, hanno deciso di distruggerla completamente. Noi dobbiamo decidere di metterci di traverso tutti quanti insieme, per cui la proposta che facciamo noi
non solo ai se stessi, ma a tutti i lavoratori e lavoratrici che si trovano nella stessa condizione in cui ci troviamo noi, appunto, di costruire questa lista di lotta e incominciare a rivendicare un lavoro buono, non il lavoro di merda che ci propone Renzi, e nel caso in cui questo lavoro buono non ci viene dato, di cercare di prendercelo. Per cui ragionando anche in termini, diciamo così, facendo un pochettino riferimento alla storia che è successa in Argentina soltanto qualche 10 anni fa, incominciare a ragionare di recuperare le fabbriche che vengono lasciate. E guardate bene, quello che sorge sul territorio, no? No, dal nostro punto di vista, non è né roba del padrone né roba soltanto del lavoratore che ci sta là dentro, ma è roba di tutti i lavoratori che ci stanno, come dire, a livello sociale nel nostro paese. Per cui non è detto che io non posso andare a recuperare una fabbrica che un altro lavoratore ha abbandonato, però è chiaro che se non costruiamo la forza per fare una cosa del genere, se non ci mettiamo d'accordo che ci siamo rotti i coglioni di andare avanti a piangere con la cassa integrazione a 1000 euro al mese per un annetto e poi con la mobilità a 750 euro al mese per un altro annetto e poi andare a dare, scusatemi il termine, andare a dare il culo per qualunque cosa in nero con i voucher o che cazzo ne so io, e incominciare a porre seriamente di nuovo il problema, perché se no non si muove un cazzo, perché se no non gliene frega niente a nessuno. Guardate, il comune di Sesto San Giovanni, le amministrazioni di Milano, la regione Lombardia, questa cosa te la volevo dire, è venuta insieme a noi pure al MISE a difendere i lavoratori da Marcegaglia, a dire: ma che cazzo Marcegaglia, ma tu questa cosa qua non la puoi fare, no? Io che no, ma poi dici: ma noi vi mettiamo a disposizione sgravi, ma Marcegaglia gliene frega un cazzo, così come gliene frega un cazzo a General Electric, che la Lombardia gli regala magari che cazzo ne so io, la tassa della monnezza per un anno, capito, per farla restare là, perché poi è quello che l'amministrazione, non è che chissà che cazzo possono fare. Se a livello di conflitto e di organizzazione e di mobilitazione dei lavoratori, al di là delle tessere sindacali che c'hanno in tasca, al di là dei percorsi politici iperrivoluzionari che si immaginano nella loro testa, al di là della provenienza, no? Territoriale, se italiano o straniera, al di là anche della provenienza, diciamo così, del tipo di lavoro che si fa, se non incominciamo a organizzarci, è finita per tutti quanti noi. Venendo a Marcegaglia, ve la faccio molto breve, noi siamo rimasti in 7. 2 anni fa l'azienda, ormai sono quasi 2 anni, 1 anno e mezzo fa l'azienda ha detto che voleva chiudere lo stabilimento di Milano perché costava troppo. Chiaramente vi ho già spiegato qual è tutta l'operazione che ha fatto, non dire che sto a perdere tempo. C'è stata immediatamente una reazione. Storicamente dentro quell'azienda c'era un sindacato addormentato. La FIOM ha lasciato che i delegati fossero, la maggior parte dei delegati della FIOM fossero rivenduti di merda. La CGIL, come dire, approfittando di una certa situazione, li ha anche espulsi, i delegati più combattivi che c'erano della FIOM e della CGIL, da dentro a quell'azienda. E, però quando c'è stata questa situazione, erano cambiati anche un pochettino i rapporti di forza dentro al sindacato, perché i compagni che hanno agito dentro a quell'azienda, quelli là che c'erano un pochettino più di cuore, sono riusciti a cambiare un attimo la situazione. La FIOM ha sostenuto la vertenza fin da subito, abbiamo subito occupato la fabbrica per 3 giorni, la maggior parte dei lavoratori non ne voleva sapere, voleva guardare le carte dell'azienda, voleva, perché questa è la condizione generale che c'è nel mondo dei lavoratori, eh. Cioè, se noi ci lamentiamo, i sindacati, il partito, le cose, è perché poi hanno costruito una classe, cioè un determinato tipo di atteggiamento ha costruito una classe operaia, quella storica che sta nelle fabbriche da 30 anni, che è così. Per cui guardiamo le carte, discutiamo, facciamo, diciamo, per farvela breve, è arrivata la firma, la UIL ha sottoscritto un accordo separato. A seguito di questo accordo separato, 90 persone si sono presi 30.000 euro e se ne sono andate a fare.
sappiamo benissimo che di queste 90 persone almeno 85 sono lì che piangono lacrime amare perché quei 4 lire che si sono presi un calcio nel culo già se lo sono bevuto e non sanno che cazzo devono fare. Al massimo quello che riescono a fare è trovare un lavoretto di un mese, due mesi, tre mesi, e questo non va bene, part time, voucher, cosa eccetera, capito? Sono in una situazione devastante. Di questi altri 60 hanno deciso di aderire al trasferimento che ha proposto l'azienda, non in Polonia, a Pozzolo Formigaro, a 150 km. Gli ha detto: io vi do il pulmino, no? Io vi do il pulmino, voi vi fate 14-15 ore al giorno fuori di casa per lavorarne 8, vi regalo 150 euro al mese lorde legata alla presenza, per cui significa un'inezia. Vi garantisco che manterrete i vostri livelli contrattuali, salvo però oggi i lavoratori che stanno lì a Pozzolo Formigaro cominciano a dire: scusate, ma perché io devo prendere 300-400 euro in meno di quello che arriva da Milano? Per cui, no, interviene immediatamente la firma che dice armonizzazione, il che significa che tu hai firmato, è chiaro, hai firmato un accordo, no, in un certo senso anche vantaggioso qui a Milano, ma lì te lo fanno sparire come a colpi di democrazia, perché poi si alzerà la mano, no? In assemblea chi è per l'armonizzazione così? E 150 persone che lavorano là di fronte a 50 coglioni che sono arrivati da Milano diranno: cazzo, a me lo vendo lo stipendio di 200 euro, allora gli diminuisce di 300, ma chi cazzo se ne frega? Alzeranno la mano e stanno bene così. Marcegaglia ha fatto l'operazione, fra un anno quello stabilimento che sappiamo va malissimo perché l'hanno fatto quell'operazione solo per chiudere Milano senza colpo per lì, no? Verrà chiuso o verrà venduto alla concorrenza. E di questi 60 che si sono trasferiti, però 10 già si sono rotti i coglioni e si sono licenziati e sono lì che piangono, che cercano lavoro, una paga, qualcun altro qualche lavoretto bisogna, l'ha trovato, bisogna dire. Però stiamo parlando veramente di percentuali irrisorie. Noi siamo rimasti in 7 perché l'azienda in quell'accordo diceva: o andate a Pozzolo, o per andare in mobilità, oppure vi fate un altro anno di cassa integrazione e io cerco di ricollocarvi in uno degli stabilimenti limitrofi, o Corsico, o Lainate, o Bottiere, o Lomagna. Però la Marcegaglia chiaramente, i sette più antipatici, no? Oltre che forse più rompicoglioni, a giugno dell'anno scorso gli ha detto: signori, cassa integrazione ce n'è, per cui andate a Pozzolo Formigaro con i vostri mezzi e senza incentivo, il che significava dover andare a lavorare per 1.300-1.400 euro al mese, spendere 900 per andare al lavoro, più l'esaurimento nervoso, no? Perché poi ognuno di noi in forme diverse è legato qui per la famiglia, per cui, come dire, non è che non andavo là perché è scemo, ma chiaramente perché ha dei motivi, oltre al fatto che ha cercato di tutelare la sua dignità. E l'azienda ci ha detto: signori, o andare là così oppure andare a fanculo. A quel punto noi non potevamo fare altro che impedire di continuare a produrre quello che stava ancora producendo a Milano, creargli una situazione da un punto di vista dell'immagine di un certo tipo, perché Marcegaglia non gli piace stare sui media, anche perché Marcegaglia è una delle aziende italiane che ha più buoni rapporti con la Mitrania e con la Camorra di qualunque altra impresa conosciuta che c'è nel nostro paese, perché per fare un esempio, la gestione dello smaltimento, di tutto lo smaltimento dei rifiuti speciali industriali in Italia sono gestiti direttamente dalla famiglia Marcegaglia. Quindi quando parliamo di Monnezza e Monnezza speciale, si sa che in Italia si parla di 'Ndrangheta, di Camorra, di mafia eccetera, per cui, come dire, è una famiglia anche molto particolare da questo punto di vista. Non gli piace la pubblicità, abbiamo deciso di occupare la fabbrica in 7 scemi. Che come facevamo noi a occupare la fabbrica in 7 con una quindicina di nostri compagni di lavoro che si presentavano tutti i giorni per andare a lavorare, che sono gli ultimi che devono essere trasferiti nell'altro stabilimento di Pozzolo, e con una ventina di lavoratori delle ditte appaltatrici che venivano lì per fare altri lavoretti, per smontare, per fare, per dire, siamo dovuti occupare, diciamo così, abbiamo scelto questa cosa qua del presidio del tetto, perché noi non è che eravamo scemi che siamo stati 7 giorni, 8 giorni lì a morire sotto al sole, presidiavamo il tetto, come diciamo, deterrenti, ma poi noi abbiamo come dire, occupato il reparto dove c'era la maggiore produzione di pannelli dentro la nostra fabbrica. E con questa cosa qui all'inizio il padrone ci ha preso per il culo e ha detto: là potete morire, fate quel cazzo che volete, ma
dopo 2 ore ci ha chiamato, trattiamo, scendete giù, trattiamo. Hanno bloccato completamente l'informazione, Marcegaglia siede in consiglio di amministrazione ovunque, per una settimana si apriva un cazzo, no? Dopodiché, nonostante non gli fregasse niente, ci hanno trovato loro il modo per, come dire, rompere il muro di silenzio che si era creato. L'azienda, nonostante diceva appunto che non gli fregava un cazzo, ha deciso che invece dal lunedì successivo all'occupazione doveva ricominciare a lavorare, per cui si è presentata lì davanti con 150 poliziotti in assetto antisommossa, una trentina di nicotti, è un presidio di solidarietà, e c'è da dire che la città di Milano a questa iniziativa ha risposto in maniera veramente bassa, nonostante noi ci stavamo scontrando col padrone dei padroni e nonostante avessimo messo a disposizione questa lotta.